Premio Sele d'Oro a Oliveto Citra, seconda giornata. La questione del mezzogiorno, un prisma dalle molte facce. In primissimo piano il problema della legalità. Lorenzo Clemente, che è il presidente dell'Associazione Familiari Vittime della Camorra. Buonasera. Una parte d'Italia ricca di storia e di cultura, mortificata nelle sue speranze di progresso dalla presenza della criminalità organizzata. Ma di fronte alla prepotenza delle mafie c'è anche un segmento profondo della società civile che sa e vuole reagire e che diventa esempio vitale rispetto alle troppe aree di indifferenza o addirittura di contiguità. Ecco allora a Oliveto Citra la Domenica della Legalità, con protagonisti di prima linea come il sostituto procuratore dell'antimafia di Palermo, Antonio Ingroia, come Don Tonino Palmese, Lorenzo Clemente, che presiede l'Associazione dei Familiari delle Vittime della Camorra, e Aldo Pecora, leader dei giovani antimafia calabresi. Da tutti una spinta a continuare la lotta per liberare il Mezzogiorno. Alla legalità è dedicato il convegno centrale della seconda giornata, con interventi e testimonianze di grande significato. Io sono convinto che è poco un problema di ordine pubblico, è un problema di democrazia, perché i territori controllati o comunque dove c'è una forte presenza pervasiva della criminalità organizzata sono territori dove i cittadini non sono cittadini liberi ma spesso sono ridotti a sudditi. Se vogliamo recuperare tutte le nostre prerogative, i nostri diritti di essere cittadini fino in fondo, dobbiamo contenere, spero, eliminare questi poteri extraistituzionali, talvolta infiltrati anche all'interno delle istituzioni, che sono i poteri criminali e il potere mafioso. E in un momento nel quale l'individualismo è così esasperato, le mafie si inseriscono alla grande, perché il loro modello è quello di un individualismo che porti sempre più le persone a pensare ai fatti propri e soprattutto a rintanarsi nelle loro realtà. C'è un dato che io reclamizzo sempre per motivi di giusta memoria, che viene dai collaboratori di giustizia. Altro momento della lotta alla mafia che sembrava giusto e gratificante, invece è stato vanificato da una serie di intolleranze politiche nei confronti di questi soggetti, dei collaboratori di giustizia, dicasi pentiti, ma non sono pentiti, sono collaboratori di giustizia. E è quello di dire le mafie temono l'associazionismo, le mafie temono i territori dove le scuole funzionano bene, le mafie temono dove l'aggregazione c'è. E questo non è un problema che distrae i ragazzi dalle mafie, ma che tutto ciò che è aggregazione, associazionismo, non è un problema che distrae le mafie, è una proposta di coscienza, di coscientizzazione. Allora è chiaro che oggi più che mai dobbiamo recuperare il concetto di libertà non come individualità sfrenata, ma come possibilità reale dove le persone sono cittadini e non sudditi. Dato che è da poco che si è costituito questo coordinamento, noi abbiamo voluto in modo forte far sentire la nostra voce alle istituzioni che decidono progetti sulla sicurezza, progetti sulla legalità, cioè far sentire la nostra voce, far capire le nostre esigenze e quindi creare tutti quei supporti che permettono a noi, per le esigenze che abbiamo, di familiari, di non sentirci più soli, ma far pesare anche quello che è una nostra richiesta forte, che è quella di ottenere la giustizia dovuta, principalmente in tanti casi, e non rimanere abbandonati. I simboli sono fondamentali nella lotta che noi facciamo, perché se pensi che da una parte la generazione dei nostri genitori come simbolo si portava magari Che Guevara, noi, la mia generazione, io ho 21 anni, i ragazzi più piccoli e poco più grandi di me hanno come icone adesso Falcone e Borsellino, scopelliti in Calabria.
Quindi un simbolo è importante perché è un punto di riferimento, è una strada da seguire, è un esempio. Poi ci sono altre icone negative, ci sono simboli e icone. Un'icona negativa può essere un corona che ti dice che se vai a ricattare la gente, se scatti una fotografia anche col cellulare, puoi fare dei soldi. Quindi bene o male i simboli sono fondamentali, sia in bene che in male. Noi siamo nati anche da un simbolo. E il clamore mediatico suscitato da questo messaggio che diceva adesso ammazzateci tutti. Ebbene, di stragi di mafia ce n'erano state tantissime, di morti ammazzati ce n'erano stati tantissimi in Sicilia, in Campania, anche in Calabria, però venivano visti questi ragazzi, noi, che ero anche là dietro quello striscione, purtroppo la colpa è mia di quello striscione, eravamo visti come dei giovani che mettevano, diciamo, il loro corpo a disposizione della mafia e gli dicevano adesso vediamo se davvero siete tanti i mafiosi rispetto che noi. Per la giornata della legalità, incontri e dibattiti a livello alto, ma non solo. C'è anche la presenza di giovani e meno giovani in prima fila contro le storture criminali. Impegno personale e associativo. Negli stand del Palasele la testimonianza di questa voglia di presenza civile. Lotta alle mafie con coscienza sveglia e azioni sul territorio. E l'indicazione di un obiettivo preciso. Senza conoscenza, senza cultura, la criminalità ha gioco facile. Di qui anche l'importanza in questa battaglia di civiltà della scuola e delle istituzioni, a cominciare dagli enti locali più prossimi alla sensibilità della gente. L'Osservatorio sulla Camorra e sull'illegalità del Corriere del Mezzogiorno è una struttura di ricerca, di analisi e di approfondimento giornalistico sui temi della criminalità organizzata. È una struttura che era già attiva negli anni Ottanta ed era diretta dal sociologo Amato Lamberti e che è stata poi rilanciata 3 anni fa nel pieno della guerra di Camorra di Scampia dal Corriere del Mezzogiorno per tenere alta l'attenzione su questi temi. Ogni mese l'Osservatorio sulla Camorra realizza un inserto che viene pubblicato all'interno del Corriere del Mezzogiorno. In questo inserto ci sono contributi di esperti, quindi di analisi del fenomeno, inchieste giornalistiche, lettere di associazioni che sono in contatto con noi. Ma ci sono anche tutta un'altra serie di iniziative di sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole, quindi rivolte soprattutto ai ragazzi che l'Osservatorio promuove o realizza in collaborazione con le scuole. Roberto Saviano ha collaborato con l'Osservatorio sulla Camorra sin dai primi mesi della nascita di questa struttura ed era uno appunto dei giornalisti che si interessava di analizzare sotto il profilo quindi dell'inchiesta questi temi, ma nel comitato scientifico ci sono anche alcuni professori che si occupano appunto di questi temi sotto il profilo sociologico, economico o di altro tipo, sotto il profilo storico e criminologico, docenti delle varie università napoletane, quindi del Sorso da Benincasa, Federico II e dell'Università Partenope, e anche alcuni magistrati che danno appunto un contributo in termini di scelta dei temi da affrontare nei dossier, temi da mettere al centro di dibattiti e giornate di studio che l'Osservatorio promuove. Una opportunità di lavoro e di sviluppo, i distretti culturali rischiano di non decollare un po' perché male interpretati, un po' perché talvolta inquadrati male nel territorio. Ne hanno parlato i professori Giovanni Vitolo, Amedeo Di Maio, Francesco Bifulco e il vicepresidente provinciale di Salerno, Gianni Iuliano, che con Carmine Pignata e il sindaco di Oliveto, Italo Lullo, hanno rappresentato il coté politico. Ma alcune perplessità sono state generali. Occorre capire fino in fondo il senso dei distretti, aggregazioni di energie culturali sul territorio in chiave produttiva, per impostare poi un'attività che possa offrire risultati economici. Analisi agrodolci, ma anche nelle conclusioni uno spiraglio di ottimismo. Anche con i distretti culturali, se ben costruiti, il Mezzogiorno può riprendere il cammino. Il distretto culturale deve essere, a questo punto può avere due visioni, due significati. O il fatto che io sfrutto in maniera più efficiente i beni culturali della zona, ma i beni culturali preesistenti, quelli di cui si dice continuamente che noi abbiamo, non si sa bene quale percentuale, se il 50, il 70%, eccetera. No? Quindi allora o è un cercare di sfruttare al meglio questo patrimonio eccezionale che noi abbiamo, quindi questa è la prima edizione, o l'altra, che secondo me è molto, ma molto più importante, realizzare attività culturali. Io dico mettiamo insieme quelle che sono le migliori qualità nell'ambito della politica, nell'ambito dell'università e soprattutto diamo la sensazione, non solo la sensazione, ai giovani che possono cimentarsi senza il timore di essere
proiettati fuori da un circuito che riguarda sempre e soltanto il fedele al politico di turno e non riguardi soprattutto il merito. Va rivalutato in questo momento soprattutto il merito, perché senza questa scommessa noi saremo sopravanzati non soltanto dalla Cina, ma saremo sopravanzati anche dal Marocco, dalla Spagna, non lo diciamo perché la Spagna già c'è balzata avanti, ma dobbiamo essere capaci di rivalutare il merito. Per le serate teatrali in scena, Cravattari, il lavoro di Fortunato Calvino che tanto successo ha ottenuto, un grido contro la sopraffazione dell'usura. Il teatro sicuramente è un mezzo molto diretto per arrivare a tutti e per far vivere anche in prima persona il dramma, no, di questa famiglia, nel caso di Cravattari. Perché io credo che un teatro che si interessi di problematiche nel sociale sia manca, è mancato anche fino a pochi anni fa, insomma. E oggi incominciano vari gruppi a rappresentare anche altri testi, no, sul tema. Però credo che sia importantissimo affrontare in teatro queste tematiche, perché crea una coscienza nuova e sensibilizza sicuramente i giovani. Io ho trovato ancora qualche mese fa di ragazzi che non conoscevano il fenomeno. Per cui credo che questo sia importante come discorso, di portare questo tipo di teatro nelle scuole, ma anche a farlo vedere agli adulti, perché ci sono ancora persone che non sanno come poi ribellarsi, no? Come poter affrontare questo problema, uscire dalla paura. Cravattari poi parla di questo, dell'isolamento di questa famiglia e della paura che poi li costringe a piegarsi agli usurai. Invece oggi ci sono gli strumenti, ci sono degli sportelli anti-usura, ci sono l'istituzione che aiuta chi è vittima degli usurai, per cui questo spettacolo può prendere coscienza allo spettatore. Lunedì 10 settembre il programma culturale del Sele d'Oro continua con un seminario dal titolo Il marketing territoriale, l'attrazione degli investimenti e la competitività, programmato per le ore 18:30 al Palasele. Alle 17 presso Piazza Garibaldi si apre il Caffè delle Idee, che fino a venerdì 14 permetterà quotidianamente ai giovani di confrontarsi in maniera fresca e diretta con i protagonisti della cultura, della politica e dell'economia. Un saluto dal Sele d'Oro e appuntamento a domani. Do do do.